Benissimo. Allora, salve cari ragazzi, sono Borde e sono arrivato qui con il secondo vlog di un videogiocatore, Yo. Quindi eccoci di nuovo qui con questo secondo appuntamento, laddove non ho moltissimo da dire se non qualche aggiornamento flash personale, ma non solo, un aggiornamento che magari potrebbe riguardare anche voi. Ovvero sia, cominciamo prima con le cose piuttosto personali. E anche se non ve ne può fregare, insomma, la mia passione è proprio questa, quindi io intanto lo dico, poi a chi interessa, a chi no, sono cavoli vostri, gestitevi voi. E comunque, allora, innanzitutto ho finalmente guadagnato già da tempo, già da un po' di tempo, da qualche settimana, il platino di Ratchet & Clank tutti per uno. Platino, devo dire, abbastanza semplice, fattibile, sì, ha bisogno soltanto di un po' di tempo, bisogna dedicarci solo un po' di tempo. Non l'ho trovato difficile, no, devo dire, devo essere sincero, non voglio fare il drammatico, per carità, non l'ho trovato difficile. E certo che ne tutti per uno, quindi il mio secondo platino, in teoria però ne dovrei avere altri, perché avendo un secondo account precedente che mi è stato chiuso, e su quell'altro account avevo i platini di Tekken 6 e di God of War 3. Questo lo dissi già in un video della serie videoludici. E quindi questi due trofei abbinati a quelli che ho adesso, ovvero God of War, Ghost of Sparta e quindi Ratchet & Clank tutti per uno, quindi in totale abbiamo 4 platini, però ahimè me ne ritrovo soltanto con 2. E attualmente sono alle prese con il platino di Saints Row the Third, terminato molto moltissimo tempo fa, prima delle feste natalizie. E se devo dare qualche impressione su questo platino, io li ho osservati tutti i trofei. Non si tratta di trofei difficili, quanto più di trofei che agglomerati tutti tra di loro vogliono cercare di farti prendere la strada più lunga e, se vogliamo, più scocciante e più perditempo, molto molto di più rispetto a Ratchet & Clank tutti per uno, moltissimo di più. E quindi, in modo molto bastardo, i produttori hanno pensato giustamente, di inserire questi trofei di questo genere, insomma. E niente, allo stesso tempo dovrei guadagnare già da tempo cercare di guadagnare già da tempo il platino di Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Mi manca soltanto un trofeo, quello più scocciante quale sarebbe? Se non lo sapete ve lo dico io, ovvero quello di guadagnare tutti i cazzi di titoli. E anche qui si tratta di perderci molto molto tempo, non tanto per la difficoltà, perché in un modo o nell'altro si può bostare questo trofeo grazie ad un amico, e quindi si tratta soltanto di perderci molto tempo. Ho da giocare inoltre la trilogia di Ratchet & Clank, ancora la devo iniziare nonostante acquistata da tempo, e anche la trilogia di Sly Cooper, prestatami dalla figa. E niente, oltre a questo per quanto riguarda quindi le cose un po' più di carattere un po' più personale, mentre passiamo a due notizie che sono andato a vedere giorni fa per pura curiosità, ovvero sia di seguiti di Prototype 2 e di Saints Row the Third. Quindi partiamo prima con Prototype 2, sì, con il primo detto. Sono andato a vedere su un sito anche abbastanza, se non magari sufficientemente credibile, insomma, non parliamo di Yahoo Answer, per carità, parliamo di un sito comunque dall'apparenza ben strutturato, quindi ci si può
diciamo, affidare in queste mani. Però io non voglio credere affatto notizie del genere, ovvero sia che la Radical Entertainment, quindi colei che ha contribuito maggiormente allo sviluppo di questo titolo, Prototype, ha detto che non ci sarà nessun seguito, quindi nessuna trilogia, quindi nessun Prototype 3, nessun ipotetico Prototype 3. Questo perché addirittura si dice che la Radical Entertainment abbia chiuso perché si aspettava cose, risultati molto più positivi per quanto riguarda Prototype, quindi incassi maggiori. Però questo mi sembra alquanto inverosimile, perché che cazzo volete di più? Prototype 1 è diventato Platinum, un altro po', aspettate un altro po' e diventa anche il secondo Platinum, che cazzo volete di più? Oh, mamma mia. E quindi non mi sembra surreale, insomma, surreale, inverosimile, paradossale, che dir si voglia, insomma. E questa è la notizia che balza subito all'occhio, perché è stata questa che mi ha attirato rispetto a tutte le altre che di fatto non dicevano nulla rispetto a questo sito. Mentre per quanto riguarda il seguito di Saints Row the Third, quindi Saints Row probabilmente the Fourth o semplicemente Saints Row 4, è stato detto che la THQ, nonostante addirittura sia andata in bancarotta, ovviamente queste io spero che siano dicerie, io non vi sto assicurando niente, non voglio nemmeno farlo, perché poi dopo lo so come fate voi, ovvero sia che andate a rompere i coglioni, per esempio a me, che ho detto specifiche cose focose e azzardate. Quindi la THQ si dice che sia andata in bancarotta, e nonostante questo però ha confermato Homefront 2 e Saints Row 4, quindi Homefront 2, Sparatutto, seguito di Homefront 1, se vi ricordate l'inverosimile guerra di Corea, che comunque rispecchia la guerra di Corea, la Corea del Nord che vuole invadere gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Quindi ci sarà un seguito, Sparatutto abbastanza valido, sì, devo dire abbastanza, se non fosse per la sua longevità, porca puttana, vabbè. E invece per quanto riguarda Saints Row 4, si dice sia stato annunciato, ma niente di fatto si sa. Questo è quello che avevo da dirvi oggi in questo secondo vlog. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di queste dicerie, e alla prossima, ciao ragazzi.